Il Paradiso 7, trame 24 aprile, Clara e Irene che Alfredo esige delle scuse. Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Ma anche sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni della Fiction Daily ideata da Gianandrea Pecorelli. Per ciò che riguarda l'episodio di lunedì 24 aprile, evidenziano che Roberto Landi, Filippo Scarafia, cercherà di capire se l'attrazione reciproca tra Marco Di Sant'Erasmo e Gemma Zanatta è ancora viva. Armando Ferraris, Pietro Genuardi, infine, tornerà da Londra dove ha trascorso qualche settimana in compagnia di Agnese Amato, Antonella Attili. Nel frattempo Flora Gentile Ravasi scoprirà che Umberto Guarnieri le ha detto una bugia. Gli spoiler del Paradiso delle Signore, in merito alla puntata che andrà in onda sulla rete Ammiraglia Rai lunedì 24 aprile. Riportano che Matilde Frigerio, Chiara Baschetti, sarà più che mai vogliosa di scoprire l'implicazione del marito Tancredi nell'incendio al mobilificio della sua famiglia. La coniuge dell'avvocato piemontese, di conseguenza, chiederà a Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, di darle una mano a far luce sull'intricata faccenda in questione. Le trame della soap opera di Rai 1, riguardo l'episodio di lunedì 24 aprile, raccontano che il forte legame tra Marco e Gemma non passerà inosservato agli occhi di Roberto. Col pubblicitario che si metterà a osservare più attentamente i due al fine di scoprire la vera valenza di tale rapporto. Alfredo Perico, Gabriele Anagni, dopo aver rotto con Irene Cipriani, Francesca Del Fa. Non vorrà fare marcia indietro. Clara Boscolo, Elvira Camarrone, inoltre, farà presente alla Venere che l'assistente di Armando esige delle scuse da parte sua. Ferraris, successivamente, farà ritorno dalla Gran Bretagna sponda Londra, luogo dove è rimasto alcune settimane per stare accanto alla sua amata Agnese. Ludovica Brancia di Montalto, Giulia Arena, e Marcello Barbieri, Pietro Masotti, saranno oltremodo preoccupati non riuscendo ad avere alcuna notizia della contessa Adelaide. Flora, poco dopo, verrà a conoscenza che il partner le ha detto una bugia riguardante la ricerca propria della nobildonna. Matilde, infine, incontrerà il vecchio maggiordomo di Villa di Sant'Erasmo e dubbi della donna in merito alla notte dell'incendio alla fabbrica parranno dissolversi. Zine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, puia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei. Să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât.